Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, dunque, apriamo insieme questo pacco di Douglas, da cui spero di aver tolto tutti i miei dati sensibili, sì, questo sotto etichetta loro, perché sapevo che mi dovevano arrivare le novità di Catrice. Allora, Catrice, marchio abbastanza low cost, sorella maggiore e più. In teoria ha leggermente più costosa rispetto ad Essence, sempre stesso brand, e che sinceramente ho provato pochi prodotti perché non è mai stata molto disponibile qui da me in negozio. Mi hanno mandato tramite Douglas la nuova collezione che io non conosco perché non sono neanche tanto aggiornata sulle novità di Catrice, con il fatto che qui non è reperibile il negozio, quindi non saprei come trovarla. E quindi stracuriosa. Allora, ho aperto il pacco perché ho tolto buona parte delle etichette con i dati, ma vedo che dentro ci sono dei pluriball e quindi ce ne sono due. Ok, con quale andiamo prima? Con questo qui. Vediamo. Tre prodotti. Tre correttori, ci piace. Allora, il primo è Clean ID Eye Cover Concealer, senza fragranze, senza siliconi, vegan, e già ci piace. È questo qui. Quindi dovrebbe essere lunga coprenza. 5 ml. Il colore che mi hanno dato è 0,25. 0,25 Warm Peach. Warm Peach. Ragazze, io mi fido di voi, quindi vorrà dire che non ha. Vediamo, invece di parlare, prova. Testa invece di parlare. Ed effettivamente non ha profumo. Warm Peach, pesca scuro. Ma le ragazze non sbagliano un colpo, è inutile, non sbagliano un colpo. Ok, poi andiamo avanti perché qui ne abbiamo degli altri. True Skin, quindi un'altra linea. 18 ore Hydrating Eye Cover Concealer Waterproof, ci piace, soprattutto per il periodo caldo. 4,5 ml e il colore è 010 Cool Cashmere. Adoro questi colori, questi nomi. Di colori ci piace un sacco. Particolare l'applicatore. Ne faccio a goccia. Questo sa un po' di alcol. Ed è molto marrone. Ve lo faccio vedere. È molto diverso dalla. Ah, beh, che effettivamente anche visti così, sì. Però sono molto diversi. Questo è beige. Effettivamente il mio è un sottotono neutro, non è un sottotono rosa, però. Vediamo perché qui c'è ancora un correttore, altro diverso. Questo è il Instant Away Concealer, tipo quindi a penna. Cover Hydrate Anti Wrinkles, ok. Vegan, altra formula vegan, ma io sto cercando la quantità e il colore. 1,8 ml e il colore. Ah! Tutto il tappo c'è scritto il colore. 005 Natural Light. Ok, come funziona? Di quelli con l'applicatore in silicone che si gira. Vediamo quando uscirà il prodotto. Ancora no. Ancora no, non voglio che mi spari il prodotto, forse inizia a colorarsi. Vediamo. Ancora no. Ah, si colora proprio la spugnetta. Ok, vedo che si sta imbibendo di colore. Ecco, quello che temevo che poi ne uscisse davvero talmente tanto che per stenderlo ci vuole un po'. Il colore è questo, quello in alto.
Dà un effetto illuminante, effettivamente ha un effetto illuminante, molto chiaro. Ho detto quel primo, ragazzi, ci avete preso, gli altri due sono diversi. Ma prima di dire tutto, guardiamo cosa c'è nell'altra scatola. Ah, ok, non ce l'ho anche il correttore? Sì, c'è anche il correttore. Qui c'è la linea Clean ID. E c'è anche il correttore, che è questo, che è il primo che mi hanno mandato, che effettivamente mi sembra il colore più adatto. Fate voi. Ok, allora qui abbiamo Eye Cover Luminous Matte Foundation, fondotinta vegan, ci piace, senza siliconi, microplastiche, oli minerali, parabeni. Cosa promette di essere? Matte, ad alta coprenza e luminosità. Agitare prima dell'uso, ok, quantità 30 ml ed è il 10 Neutral Sand. Chiaro. In questo silenzio apocalittico un po' chiaro, forse l'avevo iniziato a pensare prima che prendessi un pochino il suo, ma ci sta, dobbiamo testare il prodotto, non il colore, e andiamo con la Mineral Matte Face Power, quindi una cipria, bello il pack in cartone, sempre stessa linea, quindi sempre vegan, cipria matte, 100% ingredienti vegan, 0,25 Warm Peach ed è un 8 grammi. Come si apre? Perché qui c'è un'etichetta, non so se devo togliere questa etichetta. Io la tolgo. Esatto. Ah! È fatta così all'interno. Sapete cosa? Mi ricorda le cifre della Caramel Color? Vera, ecco, vediamo com'è. Da provare, le cifre le provo sempre molto volentieri. Ottimo il pack, secondo me, in cartone. Allora. Andiamo a sfumare un po' tutto e vediamo. Dunque. I prodotti sono curiosa di testarli tutti. Fatemi sapere voi quale avete provato, se li avete provati, quali vi consigliate. Alla fine. Allora, secondo me questo non si vede più, quindi direi che è perfetto per il mio incarnato ed è quello che dicevo, il Clean ID Eye Coverage, il correttore, cioè davvero perfetto. Poi dopo abbiamo gli altri due, che sì, un po' si vedono, però ok. Questo è il fondotinta. Secondo me, adesso non so il range di colori, ma non mi sembra proprio così perfetto per me, tranne il primo correttore, ma li andremo a testare lo stesso perché questo qui è sì chiaro, ma è illuminante, quindi comunque come punto luce va sempre bene per i ritocchi. Un po' mi dice il truschino, un po'. E il fondotinta non lo so, ma comunque si può provare anche a vedere di risolvere con una cipria un po' colorata, non questa perché non è colorata, dice di sì, ma non lascia colore. Warm Peach, che è come il correttore. Warm Peach è come il correttore. E allora forse della 0,25 mi dovevate mandare anche il fondotinta. Oppure voi sapevate che no.
lo so, non lo so, testeremo i prodotti. Fatemi sapere, a questo punto stringiamo, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti, se qualcuno vi incuriosisce, se qualcuno me lo consigliate o da altri no. Ed è niente, io ringrazio come sempre Douglas per tutto l'invio e dato che è stata una decisione di Catrice, ringrazio ovviamente anche loro, così posso conoscere i loro prodotti ed è, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao, ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!